Movimento 5 Stelle ha messo sullo stesso piano Renzi e Berlusconi. Io proprio il mio giudizio su Renzi è negativo, ma mettere sullo stesso piano Berlusconi e Renzi è falso. Cioè, Renzi ha fatto una serie di cambiamenti indiscutibili, si sono ottenuti dei risultati tra l'altro con l'alleanza 5 Stelle e PD che tutti e due non hanno detto perché... Il testamento, legge sugli ecoreati... Gli ecoreati, tutta una serie di piccole leggi che noi abbiamo lottato in Parlamento come gruppo di amici, perché io non faccio parte di un'organizzazione con... il gruppo che adesso sta facendo People for Planet, siamo riusciti a ottenere la liberalizzazione del gas per l'attrazione delle automobili, il biogas prodotto dai contadini, tutta una serie di piccole leggi importanti. Perché metterli sullo stesso piano? Adesso non è il problema della rissa, adesso c'è un problema di orgoglio ferito. Ma dal punto di vista degli italiani, delle loro risse, non ce ne frega niente. Abbiamo bisogno di un governo che faccia delle cose urgentissime. E 5 Stelle con la Lega non potrà mai farlo, perché c'è una differenza abissale. Comunque il Movimento 5 Stelle è un movimento progressista. L'uomo che cammina sui pezzi di vetro, il nostro titolo, Nardella. Paradossalmente il Partito Democratico col suo 18-19% deve decidere con chi stare, con chi deve stare il PD. Ma non dobbiamo decidere noi, hanno già deciso gli italiani, hanno deciso gli elettori. Gli elettori hanno dato un giudizio molto negativo del Partito Democratico, questo giudizio chiude un ciclo molto lungo. Il PD ha contribuito al governo del Paese in forme diverse, ma comunque per 7 anni continuativamente. Questo ci ha portato a dare dei risultati, ma anche... ad allontanarci dalla gente e ovviamente a commettere anche errori, a sottovalutare questioni, problemi che i cittadini hanno sentito come urgenti. E quindi l'elettorato ci ha dato un verdetto molto chiaro, così come ha premiato altre forze politiche. La questione non è cosa fa il PD, abbiamo già deciso, ma perché ce l'hanno detto gli italiani, i nostri elettori. La questione è come si comporteranno le forze che sono state invece premiate dall'elettorato, a cominciare da 5 Stelle, che forze che hanno il dovere, non solo il diritto, il dovere di governare, la responsabilità di governare. E sono d'accordo con Pomicino, è difficile cominciare con questo pizzico di arroganza dicendo ora tutti devono fare conti con noi. Io credo che i 5 Stelle debbano fare i conti con questo risultato positivo che li premia, con i cittadini, con la responsabilità di governare presto e mi auguro bene, perché a me, io non tifo per il fallimento degli altri, governare presto e bene questo paese. Si è chiuso, mi faccia capire, anche il ciclo di Matteo Renzi, Nardella? Beh, lo ha detto Matteo Renzi, ha dato le dimissioni. Poi c'è la questione, la polemica, se una settimana prima, una settimana dopo. No, però ormai... mi scusi Nardella, quella settimana è decisiva però, perché un conto è dimettersi ora, un conto è dimettersi dopo le consultazioni, cioè dopo aver dato la linea al partito per quello che deve fare al Quirinale. Dottore, io trovo anche sensato che il segretario del partito che ha guidato tutta la campagna elettorale guidi anche questa parte finale molto delicata, senza lasciare il partito in mano ad una guida provvisoria, peraltro non legittimata dalla base e dagli iscritti del PD. Il dato di fatto è che Renzi ha preso atto di questa sconfitta. Io credo che abbia fatto, con un gesto anche generoso di responsabilità e chiaro, un passo indietro, e di questo si tratta. È anche ovvio e credo giusto che si apra una bella discussione dentro il Partito Democratico per rilanciarlo in modo radicale su argomenti nuovi, temi diversi, preparandoci a fare un'opposizione costruttiva e leale, ma non la stampella ad un governo di centrodestra guida Lega oppure ad un governo di 5 Stelle. Noi non possiamo fare un patto di potere stando al governo con chi ha vinto le elezioni per qualche ministro, non sarebbe compreso da nessuno. Rispettiamo il voto degli elettori. Allora, qui lo studio ribolle, Jacopo fa di no con la testa. Possiamo risparmiare 2 miliardi di euro semplicemente vendendo le medicine sfuse come fanno in America e in Germania e hanno deciso di fare in Svizzera. 2 miliardi di euro. È una legge che sono anni che arriva a essere quasi approvata, poi hanno qualcos'altro da fare.
Questo qui è il personalismo dell'Italia, cioè Renzi, se avesse fatto il programma che ha dichiarato all'inizio, la burocrazia è la madre di tutte le battaglie, invece Renzi ha voluto fare Napoleone, ha voluto sfidare i sindacati, massacrare gli insegnanti, eccetera, eccetera. Perché? Perché vogliono fare la grande azione. L'Italia ha bisogno di orologiai, di gente che sa fare delle leggine che funzionano. È la filosofia Shanghai. Partiamo dalle cose, i bacchettini che sono facili da muovere. Questi no, potrebbero fare un governo di scopo su 200 leggi da approvare. L'Italia cambia, rilanciano l'economia. Non lo fanno perché non piace la rissa. Sono tutti Napoleone, sono tutti Robespierre. Allora, però il tema è perché il Partito Democratico dovrebbe togliere le castagne dal fuoco al Movimento 5 Stelle quando... Perché abbiamo 10 milioni di poveri e perché loro non sono riusciti a fare quello che hanno promesso, perché Renzi ha voluto fare Napoleone e scontrarsi col mondo. Nardella. Francamente, vogliamo smettere di parlare di Renzi? Si è dimesso, chiuso, e poi... Non si è dimesso, è ancora lì a impedire l'alleanza con i 5 Stelle. Per favore, sto parlando. Ora poi, la colpa è del PD, che non si riesce a fare il governo. E Gesù mio, ma senza il PD 5 Stelle non può campare. Scusate, ma io trovo molti punti in comune, ad esempio, tra 5 Stelle e Lega. Sull'euro, sull'Europa, sull'immigrazione. E allora si prendono la responsabilità centrodestra e Grillini, che hanno avuto un premio dagli elettori, di dare un governo a questo paese. Per diamine, non si può sempre trovare il pretesto e prendersela ancora una volta con il Partito Democratico. Ha perso, gli elettori lo hanno messo all'opposizione, e allora invece di lamentarsi si diano da fare, perché è vero, gli italiani aspettano un governo, aspettano delle risposte. Hanno fatto una campagna elettorale dove hanno fatto un sacco di proposte e ora le mettano in pratica. Ci sono i numeri? Trovino un accordo. Ci sono partiti che sono stati premiati? E invece e ora si fanno la guerra? Centrodestra e Grillini, trovino un modo per governare, è un dovere. Paradossalmente mi viene da sorridere, il più lucido della Terza Repubblica, di cui ha parlato Di Maio, nella quale stiamo entrando, è Cirino Pomicino, che viene dalla Prima Repubblica. Ci sono due vincitori indiscussi di queste elezioni, sono Di Maio e Salvini. Se hanno a cuore il paese e se sentono il dovere e la responsabilità di governare, si parlino. Ho visto dal vostro servizio che hanno molti più punti in comune di quante differenze non abbiano invece. Dall'idea dell'Europa, i 5 Stelle sono con Farage in Europa, che non è certo un movimento europeista. Dall'idea di come gestire il Sud, dalle politiche sociali, dell'immigrazione, hanno una responsabilità, quella che gli hanno dato gli elettori. E allora credo che debbano dare subito delle risposte ai cittadini.